Dal punto di vista tecnico, quanto è importante l'acqua nella realizzazione di un impasto? Quanto l'impiego di un'acqua minerale naturale fa la differenza rispetto all'impiego di una semplice acqua potabile? Allora, l'elemento acqua, posso permettermi di dire che non è banale, nel senso che è un ingrediente che spesso viene sottovalutato perché uno non lo conosce o non lo prende in considerazione per il mondo che è. Perché? Perché l'acqua di rete, ossia l'acqua che sgorga dal nostro rubinetto nel laboratorio, noi non sappiamo cosa esce da questo rubinetto. Perché? Perché l'acqua, ahimè, è ricca di tante sostanze che servono a prevenire determinati batteri, in questo caso il cloro, che è un veleno per i nostri lieviti. Noi, lavorando con una massa viva, quale è il lievito madre, ossia la fermentazione biologica, avendo questo cloro contenuto nell'acqua, andiamo poi a rovinare quello che è, a compromettere in maniera importante la fermentazione. Per cui io utilizzo sostanzialmente acqua che conosco, perché comunque sia elemento vitale con elemento vitale otteniamo un ambiente straordinario per la corretta e ottimale proliferazione di tutte queste cellule che sono utili a noi nelle fasi di fermentazione. Per cui se utilizziamo, ripeto, un'acqua pura, noi partiamo già col piede giusto e otteniamo di conseguenza dei prodotti straordinari e corretti.